Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione, benvenuti ai miei ospiti di questa sera, Letizia Scastiglia, direttore della CNA di Chieti, buonasera, buonasera e benvenuta ad Grazie. Acropolis. Buonasera a Patrizio Lapenna, vicepresidente della Camera di Commercio di Chieti, buonasera. E buonasera a Daniele Becci, bentornato a Becci perché ha frequentato questo palcoscenico, presidente della Camera di Commercio di Pescara. Buonasera, buonasera. I più attenti ricorderanno che circa una settimana fa, forse anche un po' meno, abbiamo parlato e abbiamo affrontato l'argomento della fusione tra Confindustria di Chieti e Pescara. Ed è nata questa Confindustria Chieti-Pescara, così come è stata chiamata, ed è il primo passo verso la fusione tra varie organizzazioni e vari enti. Si è parlato tanto della fusione delle Camere di Commercio e questa sera avete ascoltato le qualifiche degli ospiti, parleremo di questa fusione tra le Camere di Commercio di Chieti e di Pescara. Si farà? Non si farà? C'è chi la vuole? C'è chi non la vuole? Come andrà a finire? Becci, si farà? Si farà, per sposarsi bisogna essere in due. Ah, questo sempre. Il problema... Una volta però c'erano i matrimoni, anche quelli forzati o quelli dove si faceva la contropartita. Adesso scherzi a parte, il problema è un problema che è molto più ampio, riguarda la ristrutturazione del sistema istituzionale di questo paese. Le Camere di Commercio sono istituzioni di questo paese, per cui anche le Camere di Commercio, d'altronde credo che il governo centrale abbia già mandato i primi indirizzi chiarissimi. Il rammarico da imprenditore, al di là del ruolo, qual è? Si vuole cominciare dalle Camere di Commercio, ok, daremo noi sicuramente il buon esempio, c'è un problema molto più ampio che riguarda le istituzioni di questo paese, sto pensando in particolare agli oltre 8.000 comuni che compongono il tessuto primario del nostro paese, sto pensando alle province. Ma le province fino a un certo punto, paradossalmente, ma io sto pensando alle 7.500 aziende partecipate. Sì, che sono quindi tantissime. Sto parlando di qualcosa di Potete molto dare l'esempio però voi. Assolutamente, tanto è vero che noi vogliamo, ci siamo incamminati su questa strada delle fusioni, lei sa benissimo che abbiamo sottoscritto insieme alla Regione Abruzzo questa autoristrutturazione del sistema camerale abruzzese, individuando nel polo Pescara Chieti e nel polo L'Aquila Teramo le due camere di commercio. Però tutto questo già è cambiato perché, come ben sapete, il polo L'Aquila Teramo non raggiunge più le fatidiche, la soglia delle 80.000 aziende che sono assolutamente necessarie per la ristrutturazione. Dovrebbe fermarsi poco prima di 80.000. Purtroppo giusto? È sotto di 700-800 aziende, come lei ben sa il governo stesso ha presentato un suo emendamento alla legge che attualmente è in corso, sulla legge di stabilità mi pare che sia, ed è previsto in questo emendamento che si possono costituire, ogni regione può avere una Camera di Commercio. Per avere più Camere di Commercio necessitano le 80.000 aziende. Lapenna, il pensiero di Becci, invece da quello del vicepresidente di Chieti, della Camera di Commercio di Chieti, si farà questo matrimonio? Sa da fare? Penso di sì, perché ha fatto bene Becci a richiamare questo impegno assunto davanti alla Regione di fare questo, di avviare questo assetto riorganizzativo delle Camere. Ora, se come si palesa andremo verso le due Camere o addirittura si prospetta l'ipotesi che ci sia una sola Camera regionale, questo è un elemento di valutazione del percorso che abbiamo comunque tutti avviato. Quindi ecco, quello dell'unica Camera regionale poi sarà la fine di questo percorso, no? Potrebbe essere la fine, è chiaro che stiamo in una fase di verifica perché alcuni dati fanno riferimento alle imprese, però ci mettiamo anche le unità locali, forse
questa ipotesi di fare due camere di commercio in Abruzzo resta ancora in piedi, sapendo anche che questo processo di riordino coinvolge anche tutto l'assetto istituzionale dell'Italia e quindi della regione Abruzzo. Noi veniamo da un'organizzazione, diciamo, dello Stato unitario del 1860, costruita sulle province. Sulle province poi c'erano tutti i vari enti di relazione, compresa la Camera di Commercio. È chiaro che la dimensione ottimale su cui andare a costruire la futura Camera di Commercio dipende anche da quello che succede con i tribunali, da quello che succede con le questure, da quello che succede con le prefetture, i comandi dei carabinieri, l'INPS e via dicendo. Quindi tutta l'articolazione dello Stato oggi si sta ricostruendo intorno a questi enti intermedi. Ora, per l'Abruzzo, se dovessi dare io una valutazione, penso che la configurazione che ci siamo dati su due enti, diciamo, intermedi a livello regionale, credo che sia quella più ottimale oggi, più giusta rispetto al futuro. Non lo so, ecco, che cosa succederà con la legge di stabilità. E poi entreremo nel particolare. Dottoressa Scastiglia, lei è favorevole? Sicuramente sì. Infatti questa è l'occasione, insomma, che mi viene data per fare chiarezza un po' su quella che è la posizione della CNA, e rispetto al processo di fusione. Allora, noi chiaramente siamo favorevoli in un processo di fusione che delle due camere, per una logica, ecco, di quello che dicevamo, di necessità di ridisegnare un attimo quella che è il tessuto, le istituzioni del nostro paese. E soprattutto in questo settore, per quello che riguarda le camere di commercio, per far sì che gli enti, che questo ente sia più funzionale alle imprese del proprio territorio. È chiaro che la situazione attuale per quello che riguarda la Camera di Chieti, che sta concludendo il suo processo di rinnovo dei propri organi camerali, è quello che ha fatto rallentare un possibile dialogo con la Camera di Pescara. Sicuramente il processo di fusione, la fusione delle due camere, sarà il primo obiettivo, insomma, che il nuovo governo camerale della Camera di Chieti avrà, si è prefissato di raggiungere. Ripeto, va vista questa rivisitazione e questo ridisegno dell'istituzione camerale anche con una concertazione che non sia di razionalizzazione per tagliare. La razionalizzazione serve per efficientare il servizio e per far sì che i due enti insieme possano rispondere in maniera più esaudiente, insomma, rispetto alle esigenze delle imprese. Becci, prima lei accennava, no, a questa sorta di spending review che dovrebbe essere un po' la linea guida della politica italiana, con il risparmio su molte spese. Lei ha accennato anche ai tanti enti che ci sono oggi e che costano ovviamente allo Stato. Però poi, per mettere insieme due province, ci sono due province, due camere di commercio industriali, lo abbiamo detto prima, hanno fatto da apripista sotto questo aspetto. Ci sono anche tante altre situazioni, no? Verrebbe da dire il campanile, che poi non è solo una questione forse più che altro folcloristica. Però, ecco, dal punto di vista logistico, la fusione tra Chieti e Pescara, che cosa porta, che cosa comporta? Cioè, una sola camera di commercio situata dove? A Chieti o a Pescara? Vede, lei parte dal campanile ma finisce al campanile, perché poi si discuterà anche su questo, di questo. Guardi, io non voglio sembrare paradossale, ma forse qui non si è capito bene di cosa stiamo parlando. 1° gennaio 2015, oggi è 16 e 15 31, tra 16 giorni è il 1° gennaio. Il 1° gennaio il sistema camerale avrà introiti per meno 35%. L'impatto sulla Camera di Commercio di Pescara credo che non sia molto lontano su quella della Camera di Commercio di Chieti. Stiamo parlando di somme che vanno da 1,8 milioni a 2,2 milioni.
Camera di Commercio di Pescara circa un bilancio di circa 8 milioni, 8 milioni e 4, Chieti sui 9 milioni e mezzo circa. Stiamo parlando di risorse che vengono messe a disposizione delle imprese per le iniziative a favore del territorio. Quindi non stiamo parlando di dove sarà la sede, stiamo parlando che non avremo più i soldi, la sopravvivenza. Così mi si comprende bene, non per la sopravvivenza, a sopravvivere sopravviveremo tranquillamente, perché fortunatamente sia la situazione economica della Camera di Commercio di Pescara di Chieti sono situazioni assolutamente solide. Il problema vero quale sarà? Che questo introito che ci mancherà non ci permetterà di fare le attività propedeutiche a che cosa? Alle varie iniziative che si fanno sui territori. Allora, le Camere di Commercio diventeranno degli uffici passacarte, faremo i certificati, faremo quegli atti burocratici per cui il sistema camerale è nato, ma mancherà il core business, cioè l'azione della Camera di Commercio, che sono quelle che sono più d'impatto per quello che riguarda la mia Camera, sono le 10 manifestazioni che noi facciamo tutti gli anni, per capirci, Mediterranea, la Mostra del Fiore, adesso non mi vengono neanche in mente tutto, però tutte queste azioni non le potremo più fare. Attorno a queste iniziative ci lavorano una marea di persone, di piccole aziende, chi monta gli allestimenti, chi fa la comunicazione, chi individua le figure, cioè tutto questo verrà a mancare al territorio. Quindi la fusione è un atto per noi dovuto, perché solo così riusciremo a ritrovare una quadra. Diceva la dottoressa Scastiglia, qui non si tratta di mandare la gente a casa, anzi noi dobbiamo tenere quelle figure propedeutiche a questo tipo di attività, ma come lo possiamo fare? Solo mettendoci insieme e andando a risparmiare in una serie di settori, di ambiti che sicuramente necessitano, perché sennò quei fondi dove li andiamo a recuperare? C'è un altro piccolo aspetto, tenga presente che il sistema camerale tra i pochi, è quello che finanzia i confidi, che sono un'altra attività fondamentale per il sistema camerale. Oggi finanziare i confidi significa andare a immettere garanzie fresche sul mercato del lavoro e sulla sopravvivenza delle aziende, perché lei sa benissimo quando si chiede una lira in banca occorrono le garanzie. Il sistema dei confidi è un sistema che dà garanzie soprattutto alle piccole e medie imprese che si rivolgono in particolare al sistema. Verrebbe da chiedersi allora, Penna, bisognava arrivare sull'orlo del precipizio, visto che la fusione tra due camere di commercio può essere cosa buona e giusta, per decidere di farla, perché non ci si è pensato prima? Ma guarda, intanto va detto con molta chiarezza che sia la Camera di Chieti che di Pescara è stata gestita in questi anni con molta attenzione, tant'è vero che pur essendo un ente pubblico ha i soldi in cassa. Esatto. E in questo panorama che c'è in giro è una cosa che non si deve dimenticare, perché noi abbiamo, vogliamo parlare dei consorzi di bonifica, vogliamo parlare dell'ARPA, vogliamo parlare di tutti gli altri enti che ci sono in giro per Abruzzo, di quanti debiti hanno fatto in questi anni. Allora, quindi l'esigenza di accorpare dal punto di vista economico e finanziario non c'era. C'è un problema oggi di rispondere meglio alle esigenze e agli obiettivi delle imprese, che è un altro ragionamento, visto la crisi che abbiamo. Allora, se riusciamo a razionalizzare sui costi di gestione e investire a favore delle imprese è l'obiettivo della Camera di Commercio. Ecco perché facciamo la fusione, per trovare quelle risorse per sostenere il mondo delle imprese, per quel poco che possiamo fare, perché stiamo parlando di cifre molto basse. L'ha detto benissimo il Presidente, qual è il bilancio degli enti camerali? Non stiamo parlando di centinaia di milioni di euro, stiamo parlando di briciole rispetto a quello che è il sistema economico finanziario che c'è in Abruzzo. Quindi molte volte ci si dimentica di questi elementi. Dopodiché la Camera svolge una funzione pubblica che è quella del registro delle imprese, che dà trasparenza al sistema economico. Lo svolgiamo bene,
Tanto è vero che le iscrizioni alla Camera di Commercio si fanno in 2 o 3 giorni. Io mi ricordo quando 20 anni fa un imprenditore si doveva iscrivere, ci voleva minimo 30 giorni, 60, per avere il certificato della Camera di Commercio e quindi poteva iniziare un'attività. Quindi è un mondo completamente diverso, completamente trasformato. L'esigenza dell'accorpamento risponde a queste cose. Questo dobbiamo dire. Sicuramente noi andremo a... Ma ci si poteva pensare prima? Ma attenzione, mica ci dovevamo pensare noi, è no, il governo che ci ha pensato. Parlo in generale. Qualcuno ce l'ha detto, no? Sì. Oggi siamo, diciamo, obbligati, come diceva, perché avremo una riduzione in 5 anni del 50%, che sono i soldi delle imprese, che le imprese parlano di diritto camerale e si gestiscono le imprese. Su questa cosa, una chicca, noi trasferiamo al governo nazionale le soldi delle imprese, quindi siamo anche esattori del governo nazionale, come succede per i comuni, che incassano l'IMI e poi lo trasferiscono al sistema. Noi incassiamo i soldi delle imprese, che è il diritto camerale, stiamo parlando di 80 euro, 90 euro minimo, per poi andare a cifre un po' più alte, però una parte di questi soldi li prendiamo e li mandiamo però a loro, punto, perché dobbiamo sostenere il sistema. Dal punto di vista logistico, qui vorrei anche il conforto della dottoressa Scastiglia, la localizzazione poi della nuova Camera di Commercio è importante, nel senso che non mi riferisco tanto a Chieti e Pescara, ma quando Teramo e L'Aquila, l'imprenditore o chi vuole deve fare l'iscrizione alla Camera di Commercio e magari la Camera di Commercio è messa all'Aquila, deve partire da Teramo, allora, non è una cosa semplice. Allora, io capisco che chi parte da Fara San Martino tanto è andare a Chieti e tanto è andare a Pescara, allora, l'hanno detto, oppure l'hanno, da Pescara e Chieti la distanza allora, è minima. L'hanno precisato bene sia il presidente Becci che il presidente Patrizio Lapenna. Non è una questione di campanile, la distanza sicuramente per, dal punto di vista logistico, quello che attualmente noi abbiamo davanti è che c'è una volontà del sistema camerale di autoriformarsi. Non ancora abbiamo i parametri precisi perché l'iter legislativo normativo non ancora si conclude, quindi noi è un work in progress sulla normativa che muta continuamente, e come muta anche la situazione delle imprese, perché magari la valutazione delle imprese tra Teramo e L'Aquila fatta nei tempi prima della crisi, anche l'anno scorso, non era al di sotto delle 80.000 imprese, cosa che attualmente la crisi sta acuendo. Sulla distanza, allora noi dobbiamo capire che quello che spiegava prima Patrizio Lapenna, cioè l'iscrizione in 3 giorni, è possibile anche perché siamo in un'era dove c'è la digitalizzazione, tutto viaggia sul web, tutto viaggia per posta elettronica certificata, ci sono gli intermediari del servizio che possono svolgere questa cosa e quindi c'è l'iscrizione, non c'è necessità dell'impresa di muoversi fisicamente per recarsi nel posto. La drammaticità di questa cosa deriva dal fatto invece, come hanno sottolineato bene prima, che all'istituzione camerale mancheranno le risorse per sostenere le imprese, soprattutto, e ci tengo a sottolinearlo, le piccole e medie imprese, perché le risorse della Camera sono state usate per far organizzare i B2B con i paesi esteri, per mandare le aziende a partecipare a fiere all'estero, ad incontri che si fanno anche nel nostro paese di portata insomma, importante. Perché ci si è resi conto che la situazione del mercato interno, che prima trascinava e faceva in qualche maniera crescere e dava sopravvivenza al tessuto, al nostro tessuto imprenditoriale, che per il 98% è costituito da piccole e medie imprese, con la crisi ci si è fermato. La Camera di Commercio, per chi la vive dall'esterno e non è all'interno, magari non ha neanche l'esatta percezione di quale sia la funzione che realmente svolge di supporto alle imprese, perché lo ricordavano prima, il supporto che danno ai confidi per quello che è la possibilità che viene data poi alle imprese di accedere ai finanziamenti tramite un consorzio fidi delle associazioni o comunque i consorzi fidi che sono sul territorio regionale. Ma sono anche il sostegno che vengono date alle imprese appunto per farle partecipare, per
per far sì che in qualche maniera anche culturalmente, anche concretamente con corsi di formazione, reduce di recente, mi fermo a quello che è l'esperienza nostra chietina, il corso sull'etichettatura che viene fatto, rivolto alle piccole e medie imprese, dà la possibilità a quei produttori locali di capire come si devono muovere per approcciare i mercati esteri, cioè questi sono interventi concreti che l'istituzione camerale ha fatto e che si rischia di non poter fare più. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, ci vediamo fra poco. Allora, stiamo affrontando l'argomento della fusione che dovrebbe esserci tra le Camere di Commercio. Becci, per quello che riguarda invece la questione dei dipendenti, come la risolvete? Guardi, i dipendenti, il discorso dei dipendenti camerali non esiste, perché sono dipendenti pubblici, per cui... Sì, quanti lavorano alla Camera di Commercio di Pescara? Adesso unità più, sono una cinquantina di persone, e anche a Chieti, meno male. Ma guardi, la precisione mi pare che loro sono 52. Guardi che il discorso dei dipendenti è un discorso che non c'è proprio. I dipendenti resteranno, andranno in pensione quando dovranno andare, punto e basta. Però qui si dimentica, l'ente camerale sta in piedi, uno, perché le imprese versano. La media di versamento delle imprese, siamo, credo di non sbagliare, dicendo sui 130, 140, 150 euro. Il taglio che è stato fatto è un taglio, mi passi un termine, ridicolo, perché si sono tolte risorse al territorio. Tenga presente che le Camere di Commercio, a differenza dei comuni, delle province, non hanno trasferimenti dallo Stato. Come diceva bene la Penna, siamo noi che diamo la Camera di Commercio di Pescara. Se, credo di non sbagliare di molto se parlo di 700-800 mila euro all'anno che rigiriamo allo Stato. Allo Stato. Se poi considero anche quello che riversa il Marina come società che ha la concessione del porto turistico, andiamo nettamente, credo il Marina versi attorno al 500.000 di euro su un volume di affari che è un SRL, e su un volume di affari di 2 milioni e 2 milioni e 2, il Marina versa circa un quarto di quello che incassa. Quindi tenga, da questo punto di vista, per lo Stato le Camere di Commercio sono un affare, non costando una lira, non arrivano i soldi da Roma, sono le imprese che ci danno questa... ci girano queste cifre che sono cifre assolutamente sopportabili. Il taglio fatto è paradossale, si va a ripercuotere proprio sulle imprese. Tenga presente che chi usufruisce più delle iniziative del sistema camerale non è tanto la grande impresa. Le faccio un esempio, Sevel, Honda, De Cecco non hanno necessità del sistema camerale per fare internazionalizzazione, hanno strutture interne. Anche, lo dico perché è assolutamente così, anche forse più qualificate delle nostre per fare un determinato tipo di attività. Dove è più importante il sistema camerale? È per la piccola e media impresa che non ha quel tipo di patrimonio da mettere in atto, tant'è vero che la crisi ha acuito questo fenomeno. Io ricordo che quando sono arrivato nel 2009, girava al centro-est, giravano certo 70, 180, 200 imprese, ma non ci arrivavamo, che facevano internazionalizzazione. Oggi la necessità di avvicinarsi al mercato internazionale è diventata una necessità di sopravvivenza. Noi alla fine di quest'anno avremo avuto contatti con quasi 1000 aziende che vogliono cercare la via dell'estero, perché lei sa meglio di me che c'è stato un crollo verticale del mercato interno, che è quello il grande problema del paese. Il paese non cresce perché il mercato interno è crollato. Certo, non ci sono più i consumi. Assolutamente. A questo punto che cosa accade? Quelle aziende che hanno un tipo di prodotto, in particolare le piccole e le medie, hanno deciso di guardare oltre confine. Per andare oltre confine occorre una struttura, una mentalità, una cultura, occorre conoscere delle regole, e noi in questi 5 anni abbiamo fatto questo, perché la richiesta è aumentata in continuazione. Mancandoci questi tipi di flussi,
è chiaro che andiamo, abbiamo problemi. Orientativamente per il 2014 il saldo della vostra anagrafe è positivo o negativo? Ma guardi, Pescara e Chieti tengono, noi cresciamo leggermente, paradossalmente, ma non perché, perché chi esce, chi perde il lavoro, un altro fenomeno che a Roma, no? Io sono molto polemico con Roma, dove non si sono accorti a Roma, perché certe camere aumentano? Aumentano perché chi esce dal mondo del lavoro e ha una specializzazione, pensi lei a uno che lavora con un'impresa che chiude e magari ha competenze di, elettroniche, quello esce, apre una partita IVA e si mette a fare elettricista. Però l'altro fenomeno terrificante, lo sa qual è? Che in questi anni di crisi profonda, 1 milione di aziende, soprattutto del settore dell'artigianato, che è quello che paga di più la crisi, quel 1 milione di aziende, secondo lei, l'artigiano, lui e il figlio che sono andati a finire male con la partita IVA, quelli lì che stanno facendo? Glielo dico io, stanno alimentando il mercato del nero. Il mercato del nero. E poi le faccio un'altra domanda e poi le stesse domande le giro anche alla Penna. E invece, sempre riguardando l'anagrafe della Camera di Commercio di Pescara, le iscrizioni da parte di imprese con stranieri a capo? Noi non siamo ancora ai livelli del nord. Lei pensi che l'edilizia, se va in regioni come la Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Veneto, ormai il titolare, il datore di lavoro dell'impresa edile per il 65% sono extracomunitari, in particolare rumeni, gente che arriva dall'Albania, che sono venuti qui a lavorare. Oggi si accorgono che, siccome i nostri giovani purtroppo non si vogliono avvicinare più tanto a questo tipo di mercato. E quindi poi si sono messi in proprio. Si sono messi in proprio e oggi lei, non è un caso che tanti rumeni, trovare tutti questi rumeni. D'altronde la cultura rumena, avendo avuto a Timișoara negli anni felici del nostro paese, c'era una sede della nostra Confindustria, una delle prime sedi estere è stata aperta in Romania e da lì è nata una cultura dell'edilizia che con la crisi paradossalmente ci è tornata da noi. La Penna, invece, il saldo della Camera di Commercio di Chieti, dell'anagrafe, com'è? Io non ho il dato finale, io direi di aspettare il 31 di dicembre, anzi in realtà dovremmo aspettare il 30 di gennaio per avere il quadro preciso. Però orientativamente, no? Io credo che avremo una flessione tra le iscrizioni. Quindi e segno la cancellazione. Soprattutto nell'ultimo periodo dell'anno si moltiplicano le chiusure. Anche le statistiche nazionali dicono che avremo un saldo negativo, quindi mi aspetto anche per la provincia di Chieti questo risultato. In particolare noi avremo una caduta delle imprese, ma già verificato nel corso dell'anno, nel settore dell'agricoltura, nel settore del... Questo mi sorprende, questo dato, perché l'agricoltura è dato come settore uno dei pochi forse in crescita. Sicuramente in crescita, però noi abbiamo, non abbiamo solo le imprese iscritte, abbiamo anche i coltivatori diretti, soprattutto molti sono anziani, per cui abbiamo una forte flessione delle imprese iscritte nel settore agricolo. Infatti la dicitura completa è Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato. E quindi avremo un dato negativo. Anche il commercio, ma in misura minore, qualche segnale di stabilità l'avremo sull'agricoltura. Credo che avremo una crescita sui servizi per quel fenomeno a cui faceva riferimento il Presidente di Pescara, cioè l'autoimpiego, che è una importante. Però oggi è uscito un dato, purtroppo le imprese che si iscrivono, il 40% muoiono. Anni. Abbiamo un forte turnover. C'è un tasso di mortalità infantile elevatissimo. Abbiamo un forte turnover, purtroppo, che fa sì che le imprese che nascono e stranieri? In 3 anni muoiono. Non è, anzi, noi, la crisi di fatto ha portato a minore immigrazione, quindi oggi ci sono meno immigrati di ieri in giro. Quindi, quindi a Pescara e a Chieti il fenomeno Cina non c'è. Ma anche in Abruzzo, cioè anche in Italia, i dati che avremo, ci sono le zone dove i dati forte che avremo, io credo, a fine anno, è che gli immigrati sono di meno dell'anno scorso. Il fenomeno che dice lei, in particolare, per supportare quello che sta dicendo il vicepresidente,
se lei va nella zona del Teramano, penso a Martinsicuro, Alba Adriatica, la Val Vibrata soprattutto. La Val Vibrata lì ci sono, io la Val Vibrata non credo tanto, perché la Val Vibrata sta facendo un po' la fine della nostra Val Pescara, però lì ci sono insediamenti in particolare di cinesi, però anche qui da noi adesso, se viene a Pescara, di fronte alla Camera di Commercio di Pescara c'è uno store cinese. Ci sono. Non c'è quella presenza sicuramente debordante come magari penso ci sia in una città come Roma o in una città come Torino, Milano. Lì. È capitato di andare a Prato ultimamente. Prato è dei cinesi. Sembrava. Io ultimamente sono stato a Pechino e a Prato, forse ho visto più cinesi a Prato che a Pechino. Noi per esempio in Abruzzo abbiamo la più alta concentrazione degli immigrati nella Marsica. Sì, si sa perché. Quindi no, voglio dire, questo fenomeno va anche ricondotto ad un elemento molto importante, lo diceva prima il presidente Becci. I giovani non si approcciano più al fare impresa e questa è la difficoltà. Cioè, noi abbiamo creato nella cultura dei nostri giovani, nella scuola, il mito del posto fisso, del posto d'ufficio, che è il posto sicuro, non trasferendo loro quella che invece è la cultura d'impresa. E quello che la cultura d'impresa può significare anche per un ragazzo, affermare le proprie inclinazioni, voglio dire, culturali, ma anche la propria indole artistica, che poi è un po' il fenomeno che in qualche maniera l'Europa sta trasferendo anche alle istituzioni scolastiche italiane, di tornare ad insegnare cultura della creatività, cultura del fare. Ma anche perché adesso, al di là dei confini di cui parlava prima il presidente Becci, è difficile per i giovani accedere al credito per poter iniziare un'attività imprenditoriale. La realtà... Con capitale proprio oggi non c'è più nessuno, molti per iniziare un'attività imprenditoriale devono ricorrere al capitale di credito quasi totalmente e oggi è difficilissimo. Allora, questa è la difficoltà, è oggettiva per tutte le start-up d'impresa, perché ovviamente non c'è una... L'accesso al credito è difficoltoso anche per le imprese che insomma in qualche maniera fanno impresa da anni e che hanno dimostrato con i fatti di essere imprese che onorano il proprio impegno con l'istituzione bancaria. Se c'è bisogno, c'è un largo ricorso ai confidi, no? Che garantiscono. Allora, per le imprese. La difficoltà dei ragazzi credo che ovviamente, come ricordava lei, è maggiore perché non c'è più un patrimonio di famiglia da poter investire sulla cosa. Però ci sono anche tante misure che ricorrono, vanno incontro a queste alla creazione di impresa dei ragazzi, che si attingono dalle politiche europee, dai finanziamenti che ci arrivano dall'Europa rispetto anche alla creazione di impresa per quello che riguarda i ragazzi. Quello che è importante è l'idea imprenditoriale, che sia un'idea imprenditoriale valida e vincente, perché altrimenti assisteremo sempre al fenomeno che le aziende dopo 3 anni in qualche maniera chiudono. È vero che gli stranieri hanno visto che non c'è trippa per gatti e stanno andando via adesso? Ma guardi, io se penso ai dati del dossier migrazione che ogni anno viene fatto da Caritas, anche nel nostro Abruzzo, noi non abbiamo contezza effettivamente di quanti stranieri siano presenti. La nostra è una terra, è un territorio che accoglie molto. Di questi, quanti effettivamente facciano impresa, io non ho il dato adesso dell'ultimo dossier immigrazione che è uscito, però è reale questo, che molte delle attività che facevano i nostri imprenditori che sono andati in pensioni, non avviene più il trasferimento di impresa tra padre e figlio, magari avviene tra il titolare di impresa e lo straniero che si mette a disposizione, che magari era assunto da dipendente nell'impresa. E questo è il mondo dell'economia italiana che cambia, Becci, no? Una volta il passaggio da padre in figlio era una cosa obbligata. Noi siamo un paese dove nei tempi d'oro venivano, in particolare da zone come l'India, venivano a studiare il fenomeno dell'impresa familiare, no? Noi siamo famosissimi per l'impresa familiare, siamo cresciuti sul concetto di impresa familiare, tant'è vero che quando si parla di capitalismo familiare è un fenomeno tipicamente italiano. È chiaro che noi... Io lo posso testimoniare perché vengo da una famiglia di questo tipo e quindi poi ho scelto di fare una cosa differente, però ecco,
c'è mio cugino che ha continuato l'attività, mio padre e suo padre. Quindi... Mio padre faceva il mio mestiere, mio nonno faceva il mestiere di mio padre. Allora, è un fenomeno tipicamente italiano. Il problema vero reale qual è? Che il tessuto industriale italiano, il tessuto industriale commerciale, cioè noi abbiamo un nocciolo duro che difficilmente calerà. Il 92/94 adesso, a seconda delle statistiche, dell'impresa italiana è piccola e media impresa. Stiamo parlando di aziende 200-250, le medie 300-400 imprese, poi ci sono le piccole imprese. Io ho, le dico subito, vabbè, ho tre aziende, però l'azienda di costruzione ha in ufficio ho 4 dipendenti e poi sui cantieri ne ho altre 7-8, cioè, dopodiché questa è l'azienda sotto i 15, quelle sotto i 15. Le faccio notare che uscire fuori da questo sistema non è cosa facile. Le porto un esempio. In Francia esistono 7 imprese generali. Le imprese generali sono quelle che fanno un po' tutto, per capirci, le condotte, la farsura, queste grandi aziende. In Italia ne abbiamo 230. Cioè, noi siamo molto atipici come tipologia proprio di azienda. È chiaro che questa tipologia di azienda oggi impatta, la crisi impatta di più, perché è paradossale che il 15% della grande industria italiana è andata via. Porto l'esempio del tessile. Il tessile, a Termo che c'era Golden Lady, giù a Gissi mi pare ci fossero. Se lei va a Belgrado, a 40 minuti d'aereo da Pescara, prende un taxi arrivata all'aeroporto, va nella zona industriale di Belgrado, adesso non faccio i nomi perché farei delle pubblicità, li trova uno dietro l'altro, sono tutti lì. Cioè, chi può va via da questo paese, perché il livello di tassazione adesso... La delocalizzazione è uno dei problemi, ma no, dell'industria. La delocalizzazione italiana non è che nasce così, no. Nasce perché il livello di tassazione in questo paese, che noi abbiamo un fenomeno uguale e contrario, da una parte una grande evasione. Dove si ripercuote la grande evasione? Su quelli ufficiali, su quelli che lavorano. Da una parte le aziende, non mi riferisco alle SRL, l'SPA e via dicendo, ormai siamo arrivati a un livello di contribuzione del 60%. E in virtù di questi problemi, La Penna, il fenomeno del nero quanto è sviluppato ancora? Guarda, prima lo accennava Becci. Noi stiamo dentro un grande processo di cambiamento economico, cioè, credo che molte analisi che abbiamo fatto fino ad oggi reggono fino a un certo punto. Se noi guardiamo, continuiamo ancora a guardare al costo del lavoro come elemento decisivo, secondo me stiamo fuori strada, perché noi dobbiamo guardare al modello europeo. In Germania il costo del lavoro costa il doppio dell'Italia in termini nominali, però la produttività è la metà, è il doppio dell'Italia. Quindi il problema è che in Italia abbiamo un'organizzazione del lavoro e delle imprese che non regge più il futuro. Ecco perché abbiamo la deindustrializzazione, la destrutturazione. Alcuni imprenditori hanno deciso di delocalizzare, però per esempio notizia di oggi che Prada ritorna in Italia, quindi alcune aziende invece stanno reinvestendo in Italia, che alcuni anni fa avevano fatto. Il problema è che dobbiamo creare delle aziende competitive e soprattutto delle aziende che sanno produrre quello che oggi serve al mercato. C'è un ritardo anche dell'imprenditore da questo punto di vista. È chiaro che questo avviene in una nazione che è completamente scassata, perché abbiamo un'alta imposizione fiscale e abbiamo una pubblica amministrazione che non funziona. Questo l'abbiamo detto più di una volta. Se voi pensate, noi abbiamo le SUAP, che sono gli sportelli per le attività produttive, che non riescono a rilasciare le autorizzazioni alle imprese. Aspettiamo mesi e mesi per avere un sì. Io dico, voglio aspettare 30 giorni, l'importante è che mi dici no. Questo significa l'efficienza, ma questo in Italia non succede, nei comuni non succede. Anche qui, per esempio, la Camera di Commercio ha un sistema informatizzato a livello nazionale che è efficiente ed è efficace, tant'è vero che la Camera di Commercio di Chieti oggi gestisce la SUAP di Chieti da alcuni mesi a sta parte e mi dicono che ci sono degli ottimi miglioramenti rispetto a come
operava il Comune di Chieti per il rilascio delle autorizzazioni. Questo significa avere efficienza moderna di organizzazione della pubblica amministrazione. Ora, se ritorniamo al discorso di prima, anziché valorizzare queste cose, si pensa a distruggere il sistema camerale. Questo è il punto. Mi fa aggiungere una cosa su quello che dice la Penna? Brevemente, perché siamo alla fine. Allora, il certificato antimafia veniva rilasciato al sistema camerale. Lei voleva un certificato di iscrizione con l'allegato antimafia, veniva in Camera di Commercio oppure direttamente, come diceva la dottoressa Scastiglia, dal suo ufficio, dalla sua associazione di categoria, dal suo commercialista, lo richiedeva digitalmente, lei nel giro di 3 secondi aveva il certificato. Da qualche mese questo servizio è stato levato dalle Camere di Commercio e indovini a chi l'hanno dato? Alle prefetture. Alle prefetture, sì. Non si arrabbiano i prefetti, Sua Eccellenza D'Antuono, che stimo tanto, ma oggi il rilascio dei certificati antimafia raggiunge 2 mesi, 3 mesi. Devo dire che io parlo per quello che mi riguarda. Abbiamo la dottoressa Iaci che si sta dando da fare tantissimo e sta facendo un ottimo lavoro, però lei capisce bene cosa vuol dire richiedere un certificato con allegato antimafia dal proprio ufficio, cosa vuol dire andare, quello che diceva lei prima, in prefettura, andare e aspettare 2 mesi. Pari, c'è una storia su questa, su questo allora, certificato antimafia. Quello che per diceva il presidente sul SUAP, allora chi pensa queste cose a Roma? Chi vuole fare l'impresa e ha bisogno dei 30 giorni del sì e del no? Andando avanti così, invece di migliorare, che cosa facciamo? Mi risponda lei. Ma questo argomento, insomma, mi porta a dire che effettivamente il rischio di voler effettivamente razionalizzare, parlare di fusioni, non ci deve far però perdere lo sguardo da quello che è l'efficienza del servizio da dare. I tagli vanno fatti, ma razionalmente. Perfetto, anche non in qualche maniera sacrificando la professionalità degli operatori che il sistema camerale in questi anni ha creato. Perché quelle sono delle professioni da valorizzare e non... Datemi una risposta velocissima. Questo matrimonio si farà e quando? Se sì, Becci. Io gliela do un po' più generica. Noi abbiamo necessità di andare in fusione. Ok, quando? Ma guarda, appena si insedierà il nuovo consiglio, credo che il primo atto di Chieti sarà quello di decidere la fusione con Pescara. Quindi da qui a 60 aspettate giorni, Chieti voi. 90 giorni avremo l'atto ufficiale. 3 mesi. La volontà c'è. Allora, lei non mi deve guardare e dire io ho l'onore di metterci la faccia perché faccio il presidente. La Camera di Commercio di Pescara, così come la Camera di Commercio di Chieti, è costituita da 28 consiglieri che vengono indicati dalle associazioni di categoria. Cioè il nostro è un mondo un po' più variegato. È chiaro che dentro un mondo così vasto, così eterogeneo, andiamo dall'artigiano, dal consumatore, dal sindacato, cioè ci sono un po' tutti, ci sono. Allora, un tema del genere occorre una condivisione importante e assolutamente qualificata. Non è, ecco, lo dico, io sono di Confindustria, che un'associazione possa decidere o un uomo possa decidere. Ci deve essere, rappresentando Pescara le 43.000, Chieti che è la nostra principale Camera di Commercio in Abruzzo con circa 54-55.000 aziende, va intercettato quello che è il vantaggio delle imprese di riferimento. Grazie a Daniele Becci, grazie a Patrizio La Penna e a Letizia Scastiglia per aver partecipato a questa trasmissione. Grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte.